Ci sono bambini che hanno meno diritti degli altri, che hanno due genitori nella vita, ma uno solo per la legge. Sono i figli delle coppie omosessuali. A Milano un convegno per studiare come dar loro una tutela legale più adeguata alla realtà. Crescere in una famiglia fatta di due mamme o più raramente di due papà non è poi così raro né così strano, ma può essere un rischio perché la legge non tutela tutti i bambini allo stesso modo, per esempio se uno dei genitori muore. Posso fare un testamento, dove dico che vorrei affidare il mio bimbo a qualcuno, però non è detto che sia così. Eppure una ricerca sulle famiglie con genitori dello stesso sesso mostra che la società, i vicini, la scuola non hanno particolari difficoltà ad accettarle. Queste famiglie non hanno problemi, perché nel momento in cui si presentano alle scuole vengono accettate. Magari, le persone più fiscali richiedono una firma, di delega da parte del genitore legale, però, anzi, scusandosi quasi. Ecco, in molte situazioni c'è questo atteggiamento, come dire, la legge non mi permette di fare qualcosa che però io vorrei fare perché riconosco. Sui certificati di nascita dei bambini, per esempio, non possono essere, la compagna non può figurare e mi raccontano, le infermiere si scusano di questa cosa, sono molto dispiaciute. È la legge dunque che sembra arrancare dietro ad una realtà che evolve. La questione delle modifiche che pure ci sono nel nostro paese in relazione alla vita genitoriale e alla vita familiare, e su queste io credo che senza pregiudizi si debba discutere molto seriamente nell'interesse delle future generazioni. Il convegno è il primo di una serie sulla necessità di tutelare tutti i bambini, qualunque sia la composizione della loro famiglia.